Il rito suggestivo del fuoco apre il lungo corso della veglia notturna. Il falò, che fin dai tempi remoti veniva acceso nelle vallate per simboleggiare l'inizio della primavera, ora diviene simbolo della risurrezione di Cristo, che squarcia le tenebre della notte, le tenebre del peccato e della morte. Il nuovo popolo di Dio, guidato dalla nuova colonna di fuoco che è Cristo risorto, qui raffigurato dal cero pasquale, cammina verso l'altare. L'Eucaristia è la nuova terra promessa, il luogo della comunione tra il cielo e la terra. Dall'antico pulpito, il luogo più alto della cattedrale, risuona tra le volte della chiesa ancora avvolte dalla penombra, l'annuncio pasquale della notte più luminosa del giorno. La liturgia della parola ripropone una sintesi della storia della salvezza, dalla creazione del mondo agli antichi sacrifici, profezie della immolazione di Cristo, fino ai prodigi dell'Esodo e al desiderio di una salvezza piena dell'anima e del corpo. Al canto del Gloria esplode la gioia, suonano le campane, la chiesa si avvolge di luce. Ritorna il canto dell'Alleluia ad accompagnare la proclamazione del Vangelo, la pietra è ribaltata dal sepolcro, il Signore è veramente risorto. Gli occhi della carne non lo possono vedere, ma gli occhi della fede lo riconoscono presente. Due misteri celebriamo questa notte, dice il cardinale all'omelia, la risurrezione di Cristo e la nostra rigenerazione. Ciò che è accaduto a Cristo accade anche a noi nel mistero. Mai come in questa notte la Chiesa si sente madre, madre di una moltitudine immensa di figli generati non dalla carne e dal sangue, ma dalla grazia e dalla fede. Cinque catecumeni adulti ricevono il battesimo nell'acqua benedetta, diventano con noi la Chiesa, cioè, come dice il Cardinale, Cristo in ciascuno di noi e ciascuno di noi in Cristo. L'estraneità è superata, siamo in comunione con il risorto. Poi la cresima e l'Eucaristia per questi nuovi cristiani. L'inizio della loro vita in Cristo spinge tutta la comunità a ravvivare la grazia e gli impegni del battesimo, per celebrare la Pasqua non solo con i riti, ma con la testimonianza della vita.